di fondo. Ladies and gentlemen, welcome back on Global Rally Network, the House of Rally. We are Paolo Sinapi and Salvatore Zuanapa. Now we return to Talk Italian because facciamo veramente schifo to Talk English and because signori, questo è un video un po' diverso, più sulla risata, più sul momento divertente. Un video che comunque ci sta, nel nostro lungo cammino, in questo anno e mezzo insieme, mancava un contenuto simile e siamo andati un po' a spulciare nella storia dei rally. Anche nella scuola italiana, anche, allora diciamo che c'è un momento particolare in questo video che sicuramente avrete capito tutti quanti, che però va a rappresentare l'ignoranza dei piccoli rally nostrani. E quindi è un video che abbiamo voluto creare proprio per andarci un po' per andarci a spostare su un tipo di video che non avevamo mai fatto. È giusto, e quindi questa è tutti gli effetti la prima top di Global Rally Network, che in questo caso è una top 6. Naturalmente i video non li abbiamo ordinati in ordine, ma sono messi comunque un po' a caso, sono momenti e tutti divertenti, forse più divertenti alla fine, quello certamente, quindi che dire, noi non ci resta che augurarvi che buona visione e via col top 6. Momento storico nel mondo dei rally, ci troviamo nel Rally del Messico 2005, un Loeb selvatico su tre ruote, un Daniel Lilena attaccato alla porta lì che poi interagisce con la polizia, non vede? Non tiene gomma, non tiene niente. Un video incredibile, ha del potenziale. Però è giusto, quindi diciamo che se oggi qualcuno della FIA andasse a vedere questo rally potrebbe rimanere, questo video potrebbe rimanere tre ruote in trasferimento, E quello cioè, il core, no, vabbè, anche qui ovviamente il Poppy Poppy non poteva mancare in video del genere, ma stupendo sì, comunque. Aver potuto ripercorrere quindi questo rally del Messico del 2005, come diceva Salvatore prima. Io direi di andare avanti, Salvatore, con, non so se sei d'accordo, con la seconda clip. E allora poi ci trasferiamo. No, rimaniamo qui in pratica. Due tempi e il rally di oggi, guarda qui. È bellissimo. È proprio incredibile, sta facendo delle cose un po'. Ha rischiato di farsi male, adesso deve correre dietro la macchina. Attenzione, eccolo qua. Fatto un piccolo danno. Signori, un'altra perla della storia, Peter Solberg che nel 2008, siamo qui in Italia, va a salutare, saluta il suo pubblico fuori dallo sportello e che succede? Perde la... cade giù e poi deve rincorrere la sua vettura, un video che ci ha fatto particolarmente divertire. Soprattutto io vi racconto un aneddoto dietro questo Memorial Vettiga del 2008, perché veniva trasmesso sulla Rai, no, io facevo zapping a caso, cioè... Forse è stato il primo avvicinamento al rally che io abbia mai avuto insieme al rally di Sperlonga, quindi questa è anche piccola perla storica.
appunto. E quindi con questo Peter Solberg che risulta un po', e passiamo alla terza clip, un po' più recente questa. Somewhere late in the stage, an overheating engine could spell disaster. In remarkable scenes, desperate to replace the water coolant with any liquid available, the Belgian uses the first thing that comes to hand, a giant bottle of beer. La parte veramente divertente forse di questa clip non è in sé per sé Neville che mette la birra nel radiatore per l'ultimo trasferimento e grazie a quest'ultimo riesce a conquistare il suo primo podio in carriera, ma forse è la bottiglia da un litro e mezzo di Corona. Io mi ero fermato all'esistenza della bottiglia da 0,3. Evidentemente in Messico hanno una sete abbastanza. In Messico vanno molto di più, assolutamente. L'ho visto che proprio la bottiglia non è tu faresti festa, dico comunque questa è la clip dove sotto iscriverei Salvatore, perché questa è la clip che Salvatore ama di più, vista la sua passione per la birra. Ma non è vero, per la Corona. Tu dipingi un mozo per la famiglia. Ciao amici. Però mi hanno detto che hai prenotato il biglietto per il Messico, me l'hai detto proprio 10 minuti fa. Quindi sì, attenzione, chissà che va a fare il Messico Salvatore a questo momento. E quindi le cose sono due: o scappi da qualcosa che è successo in Italia, perché sai che scappo in Messico, oppure devi andare a bere la bottiglia di 3,5 di birra conoscendoti. Birra potrebbero essere tutte e due. E che dire? Quindi con Terrine vi passiamo avanti. Ma cosa 50? Prima della 2! Questa 2, questa! 200. 150. Some harsh words for co-driver Guido. Un rapporto, quello di Gigi Cali con il suo navigatore, che in questo video non sembra essere tutta rosa e fiori. In che anno siamo, Salvatore? Siamo nel, precisamente, non ricordo, nel 2007-2008. 2008, se non vado errato. Non perdonateci per questa ignoranza, però. Però sembra essere proprio un feeling con il navigatore, io e Salvatore. Sembriamo proprio io e te, poco prima. Infatti adesso a schermo, se non sbaglio, se il nostro montatore filippino ci assiste, dovrebbe esserci un Gigi Cali che chiama una pacca assurda. Navigatore, mi ricorda qualcosa che è successo poco tempo fa. Io mi porto avanti con un'altra stupidaggine che molto probabilmente tra poco a telecamere spente arriverà. Altra cosa divertente è che altra perla italiana nel mondiale. Ora io non vi farei sentire Gigi Galli che parla inglese, perché praticamente paragonabile a me che parla inglese. Quindi andiamo alla prossima. Adesso lì chiudiamo le porte e facciamole trovare però aperte, speriamo, dopo. Andiamo per fortuna mi sono portato avanti con i cazzotti. As if he hadn't taken enough punishment in the hot dusty hills around Lyon already. On the opening stage of Saturday afternoon, Andreas Mikkelsen discovered someone had closed a gate on the stage. It was stage 13. It'd been the first car to start the loop. It was time for co-driver Anders Jaeger to help him out, who made sure no one... E che dire, prima abbiamo detto le cose succedono in Italia o in Messico. Infatti nel Messico del 2019 succede questo bislacco evento con un Andreas Mikkelsen che arriva tutto tranquillo e sulla PS si trova un cancello chiuso, cioè il pastore di zona si era dimenticato di porta andare. Che si chiude, portone che si apre, ecco. Non in questo caso per Andreas Mikkelsen. Avevo detto chiudiamo una porta ma facciamo una trova aperta. Qui Mikkelsen ha trovato il cancello chiuso, il pastore si è dimenticato di aprire. Tanto sfortunato Mikkelsen nella sua carriera. E quindi in Messico succede tutto in Messico, cioè, sarà forse il tricolore che inganna e ha parlato di tricolore. È arrivato il momento di sganciare la bomba che ha reso l'Italia dei Reali famosa in tutto il mondo ormai. Vai. Avete capito. Tommà, sì. Vedi che si scivola da morire qua sotto. Dimmi tu che c'è di fare. Tu devi andare il più pulito possibile, non allungare, no. Tu hai l'abitudine di inchiodare, non inchiodare perché sbattiamo. Sbattiamo, andiamo a firmare, non voglio. È uguale per tutti, non è che sono partiti con l'asciutto gli altri, non abbiamo che fare. È uguale pulito perché la prima staccata più lunga si siamo un tomuro. Usa la frizione sulle cambiate. Che ti avevo detto? Che ti avevo detto, Tommaso? Dio, che ti avevo detto? Accendi, accendi! Che accendo, sto zorba accendo, che minchia accendo, sta minchia accendo, tutte cose a turtare. Naturalmente è il Rally dei Templi 2009, per chi non lo sapesse.
Rally dei Tempi 2009, il grande... Non attento che si scivola Tommaso, questa è una... Diciamo che quello rally, no? Il Rally dei Tempi nel mondo è diventato famoso per poche cose. E quel poche cose è quella... Si chiamano, sì, sono loro. Si chiama Siracusano, mamma mia. Qualcosa di incredibile, cioè è dell'arte questo video, non so come descriverlo con altre parole, ma c'è qualcosa di magico al suo interno, riassume un po' il realismo italiano e nazionale, come dicevamo a inizio video, fatto di sudore, bestemmioni, cento sereni, svarioni, sorpassi errori. Fatti dove non si potrebbe fare. Ma saremo noi italiani testardi, perché se io ti dico noi attendo che si scivola, Tommaso attendo che si scivola. Ma se non fosse stato per loro, non stavamo qui quando andavamo in viaggio sul bagnato a dire attenzione Salvatore che si scivola da morire là sotto. E se solo qualcuno l'avesse detto ad Elfyn Evans in quel rally di Monza 2020, attenzione Evans che si scivola. Evans non conosceva il rally. Siamo andati a tuttare, ci siamo a tuttare. E il navigatore faceva accendi, minchia accende, Tommaso, che minchia accende. Anche Ottana che gli ha toccato il muro, insomma. Quella si poteva. Tutti dovevano ascoltare i rally dei tempi, parecchi non l'hanno guardato, andatela a guardare, perché poi avevo ragazzi debuttanti e a proposito dei debuttanti voglio tornare un attimo su quell'errore che abbiamo visto prima, dei Gigi Galli che si è incazzato con il navigatore. Il pentiero del nostro caso, un bellissimo amico che a Danani inizierà tra poco la challenge, Riccardo Montone col suo navigatore Pinolli, un piccolo errore nelle note non ha portato a nessun danno, perché fortunatamente sì, nel primo evento che hanno corso nella loro carriera, esatto. Diciamo che le note erano un po' gira destra tu facevo una gara che è a sinistra, ah giusto, cioè, però bene così, è comunque un inizio e noi ci siamo divertiti tanto con loro. Allora, visto che naturalmente noi auguriamo buona fortuna a Riccardo per questo esordio nel mondo rallistico a tutti gli effetti, che nel corso dell'anno non vedrà solo rally su pista, bensì anche un signor rally, però sta a lui dire uguale. Sarà a lui, noi non lanciamo la bomba. Io ne approfitto per ringraziare Luca che gestisce la pagina di Mitsubishi Rally Driver, amico Mitsubishi Rally Art, grandissimo amico, conosciuto grazie anche a Francesco di Rally News Plus, salutiamo anche lui, Giovanni Passalacqua, mi viene tutto. Vabbè, ok, aspetta un attimo con Giovanni Passalacqua, che pure là c'è sta la bomba. Dicevo, lo ringrazio perché anche grazie a lui che siamo riusciti a raccogliere tutto, parte del materiale di questo video, quindi ci tenevo un ringraziamento particolare. Mentre per quanto riguarda Giovanni Passalacqua di Passione Motorsport, ecco la bomba delle bombe, nuovo evento e rally che torna dopo la seconda edizione di Passione Motor, del rally Passione Motorsport, torna un rally particolare perché è un rally che ci consentirà di calarci nella veste di un vero e proprio pilota che andrà ad affrontare dei tratti di trasferimento oltre a delle cose speciali. Sto parlando della prima edizione del rally Maximum Simulation. Ora, su una cosa sicuramente c'è ancora da lavorare, i nomi, però però attenzione, piano piano, diciamo che il contenuto dietro c'è dietro un grandissimo lavoro da parte di sia di Global Rally Network che di Passione Motorsport, e quindi noi vi invitiamo naturalmente sui nostri social per avere maggiori informazioni belle e dettagliate sia sui nostri che su quelli di Passione Motorsport. I nostri social li trovate qui in grafica, guardate che bello. Tra l'altro, sapete, mentre guardiamo i social, parliamo proprio delle iscrizioni che sono tuttora in corso. Potete andare ancora a iscrivervi, dove trovate sui nostri social anche il link per le iscrizioni. Il regolamento è all'interno. Per quanto riguarda i trasferimenti, un'altra chicca è quella della velocità. Ci saranno dei tutor sulle trasferimenti, ovvero non si supera di 100 km/h, altrimenti succede come c'è una penalità. Siamo andati molto molto cattivi su questo, proprio come a Reville, come la famosa multa di Reville. Quindi occhio e vi voglio ammintati sul nostro Rally, Dirt Rally tra l'altro. E quindi che dire, Dirt Rally 2.0, non direi perché... Grazie anche a Passione Motorsport. Grazie a tutti, che dire, siamo giunti ancora una volta alla fine di quest'altro video. Alcuni saranno contenti, altri saranno tristi. Chi se ne frega, noi vi chiediamo una sola cosa, una piccola iscrizione, un piccolo live, una piccola live. Se volete la live, iscrivetevi al canale YouTube e anche su quello Viola. Siamo quasi a 1000 sul canale Viola, quindi il portocallo sta arrivando. Ce la possiamo fare, che questa notizia bomba e tutto, come direbbe Jeremy Clarkson. E quindi ciao a tutti da Paolo e da Salvatore, è tutto, ciao belli. Arrivederci. Ciao. Non sei nessuno.